E continuiamo nella nostra classifica di paradisi fiscali e criptovalute. Al posto numero 4 troviamo Malta, la vicina interessantissima Malta che più volte abbiamo citato, con cui mi trovo a lavorare praticamente su base giornaliera. È interessantissima anche sotto questo punto di vista. In realtà Malta ha pro ma anche numerosi contro, come numerosi altri settori del resto. Voi sapete che da me avrete solo e soltanto la verità, quindi non sono quello che venite a Malta perché si paga il 5% di tasse. È sicuramente una realtà interessante anche sotto il profilo cripto, ma ci sono dei contro. I pro sono che è sicuramente stata la prima a intervenire in termini di regolamentazione. Ho colleghi vicini e amici che hanno partecipato alla stesura della regolamentazione a Malta per quanto riguarda le cripto, per cui è interessantissimo oggi investire in Malta sia a livello individuale che a livello societario, quindi costituirsi sotto forma di persona giuridica per investire. La grossa differenza è che la persona fisica nella breve attività speculativa è propriamente detto, cioè se è un amatore in sostanza può pensare di non subire nessuna plusvalenza sugli investimenti in criptovaluta, ma se invece è un'attività professionale in termini di persona fisica, allora più difficilmente riuscirà a sfuggire alla tassazione. Tendenzialmente però dovete sapere che se mi organizzo sotto forma di società a determinate condizioni è possibile rientrare anche tramite una società anche per le cripto, ottenere una tassazione sui propri investimenti del 5%. Quindi è assolutamente secondo il classico sistema maltese del two-tier. Però insomma, think about it perché è obiettivamente interessante. I contro sono che è stata la prima, ma è stata anche quella più abusata. Non so se vi ricordate il fenomeno delle ICO, non se ne parla più. Ci hanno spaccato le scatole per non dire altro, ma soprattutto quello che è successo sulla mia scrivania, un delirio sotto 6. Ma fortunatamente è finito questo delirio. Più che altro il fisco maltese in questo momento, e questo lo dico per chi pensa che il fisco maltese non esista, è intervenuto a gamba tesa e quindi regolamenta e osserva da vicino tutto quello che riguarda le ICO. Quindi è vero che ce ne sono di meno, ma comunque ci sono e vanno disciplinate. In questo momento non è particolarmente semplice passare attraverso le maglie del fisco maltese se state pensando di implementare una ICO, volgarmente detta ICO. Ora, come si fa di nuovo a prendere la residenza fiscale maltese? È presto detto, siamo comunque all'interno dell'Unione Europea, quindi vale anche qui la regola dei 183 giorni per chi, come noi europei, quindi italiani, spagnoli, inglesi, francesi, inglesi una volta, comunque hanno necessità, gli altri 27 paesi dell'Unione Europea con carta d'identità valida per l'espatrio possono entrare a Malta e rimangono per più di 183 giorni sul suolo maltese, automaticamente vengono considerati fiscalmente residenti a Malta. Così non è per gli extra UE, anche se lì ci sono delle possibilità di visa, quindi di comprare un passaporto letteralmente, o di aderire ad altri programmi che valgono in realtà anche per gli europei, come quello del GPR, del GRP, la Global Residence Program maltese, che è un programma secondo cui è possibile entrare a Malta ed assumere lo status di residente fiscale pagando al fisco una flat tax del 15% con un cap minimo di 100.000 euro l'anno. È un po' quello che l'Italia ha fatto con il 24 bis del testo unico. Non so se Cristiano Ronaldo forse vi viene in mente, no? Quello che è successo. Diciamo che Malta chiaramente l'ha partorito prima e poi gli italiani hanno preso ispirazione. Ok? Ma passiamo al quinto posto della nostra classifica ideale. E ritorniamo, saltiamo continuamente, spaziamo da un posto all'altro del pianeta, quindi da Malta, e ritorniamo nel sud-est asiatico, perché il sud-est asiatico comunque ci va giù pesante in termini di agevolazioni, e a noi ci piace la Malesia. La Malesia che poi è blacklist sotto il profilo delle persone fisiche, per cui di nuovo watch out, perché come sappiamo quando sei sulla blacklist è molto più probabile che ti arrivi un accertamento perché è presto fatto, nella misura in cui l'onere della prova è a tuo carico. Ci torniamo tra un secondo. La Malesia valuta le cripto come asset, volgarmente, diciamo, se volessimo tradurlo in italiano, come patrimonio, ma non è esattamente, diciamo, come immobilizzazione. Ma non è esattamente corretto. Quello che però è corretto è che non sono tassati, quindi plusvalenze di cripto anche la Malesia possiamo andare a realizzarle evidentemente
esentasse. La Malesia è interessante perché in realtà, a dispetto di quello che si può pensare, è in realtà molto sviluppata in termini di regolamentazione, è stata una delle prime a regolamentare soprattutto gli exchange. Se pensiamo a exchange famosi come l'Uno, come Tokenize, bene, chi è del mestiere sa che hanno preso vita in Malesia, per cui di nuovo è importante andare appunto in un paese che non solo non tassa, ma sa esattamente di cosa stiamo parlando, perché possiamo andare anche in Papua Nuova Guinea, non avremmo in ogni caso l'applicazione di tassazione, ma probabilmente sarà molto più complicato avere un conto corrente per incassare una plusvalenza, per trasformare, diciamo, da exchange ad accogliere poi in fiat l'eventuale equivalente da cripto nella valuta locale o in altra valuta. Ok, quindi è interessante e necessario, dal mio punto di vista, andare in una giurisdizione che parla la nostra stessa lingua. Quindi non cerchiamo esclusivamente risparmio fiscale, ma anche la possibilità di interagire con il soggetto che è dall'altro lato, altrimenti dei nostri soldi non ce ne facciamo, rischiamo di non farceli assolutamente niente. Ma torniamo per un secondo alla residenza fiscale malese. Perché è interessante dal mio punto di vista. La Malesia ha tantissimi vantaggi, comunque c'è l'Abuan, che è il primo porto commerciale dell'Asia, eccetera eccetera. Ok, adesso rimaniamo focus sulle cripto, però la Malesia è interessante. Prendere una residenza fiscale personale in Malesia non è semplice, vale anche qui la regola dei 183 giorni, e poi ci sono una serie di altre regole e sottoregole che vanno ad agevolare una serie di soggetti, per esempio i cosiddetti experts, che sono persone che si distinguono nel campo dello sport, della scienza o della tecnica. Quindi se hai questi requisiti è più semplice acquisire una residenza fiscale in Malesia. Ancora sono agevolati i cosiddetti professionals, quindi i professionisti che però devono avere un certificato di buona condotta prodotto dal paese di propria provenienza, e quindi anche qui non è semplicissimo. Dopodiché c'è un'altra categoria di soggetti che sono tendenzialmente le persone che hanno tanto cash, gli high net worth individual, gli high worth net individual, cioè le persone che hanno un bel po' di patrimonio. Perché qui la Malesia ci dice: va bene, se hai perlomeno 2 milioni di US dollar su un conto corrente per un periodo consecutivo di 5 anni, allora io ti prendo in considerazione per un visto permanente, per una residenza fiscale permanente. Ok, un'altra categoria di soggetti che la Malesia va ad agevolare è quella che rientra in un sistema piuttosto complesso c'è un punteggio complesso, però ti dicono che se tu superi 65 di questi 120 punti base, allora automaticamente puoi ottenere la residenza fiscale malese. Però non mi fate entrare nei dettagli, perché è un casino che la metà bassa. E poi anche in ultimo gli sposi di cittadini malesi, quindi se vi volete sposare un malese per prendere la residenza fiscale, siete i benvenuti. Ok, ma andiamo oltre nella nostra classifica, arriviamo al posto numero 6. Quindi siamo scesi al podio, ma vi ricordo che non c'è nessun podio, dipende da quello che cercate voi e non dalla classifica che vi do io oggi. C'è la Svizzera. La Svizzera è sicuramente interessante, come sempre direi, soprattutto quando siamo in presenza di fatturati interessanti o comunque di realizzazioni di capital gain interessanti. In questo caso ricordiamo che stiamo parlando di cripto, quindi ci rivolgiamo agli investitori in generale e non tanto agli imprenditori. Allora, la Svizzera è interessante, e anche qui c'è una differenza che abbiamo visto, se vi ricordate, nel mio video sul Forex. La distinzione fondamentale è quello tra amatori, principianti e professionisti, perché i primi a determinate caratteristiche non sono tassati sulle plusvalenze da capital gain, ma in realtà anche di Forex, giusto per legare questo a un altro video di tax planning internazionale, mentre se ti poni come professionista, allora sarai sottoposto tendenzialmente a tassazione, per esempio l'attività di mining, per esempio il salario, lo stipendio legato a qualcuno che lavora nel mondo della cripto, allora quello è tassato e non ci sono santi. Però la Svizzera è interessantissima anche a livello di sviluppo e di implementazione di tutto quello che è la blockchain, del mondo della blockchain, e in questo senso è considerata una delle hub europee più importanti insieme alla Germania, ma vi direi la Svizzera anche di più. Tra l'altro ha sviluppato una normativa ad hoc per quanto riguarda, subito dopo Malta, per quanto riguarda la tassazione delle cripto, quindi si è portata molto avanti. In particolare il cantone di Zugo è quello a cui guarderei se volessi intraprendere un'attività di blockchain all'interno della Svizzera. Posso dirvi che per esempio, se pensiamo alla Ethereum Foundation, è sottoposto alla legge svizzera, quindi è nato in Svizzera, quindi come dire, si sono fatti numerosi passi avanti in questo senso
Urbe Condita, cioè fin dal principio la Svizzera direi che non ha perso tempo. Tutt'altra cosa è prendere la residenza fiscale in Svizzera. I miei clienti, ahimè, lo sanno, gli utenti di tax planning internazionale forse meno, ma chiaramente parliamo di un paese extra UE, quindi al di là di tutti gli accordi che pure ci sono tra la Svizzera e la comunità europea, l'ex-CE, obiettivamente non è semplice sotto un profilo personale assumere una residenza fiscale, quindi prendere il permesso B e soprattutto farselo trasformare in C, vi dico che c'è da buttare il sangue. Però se l'intenzione di nuovo è quella di andare a investire e svilupparsi nel settore delle blockchain, ha assolutamente senso pensare alla Svizzera. Seguiremo le normative, le evoluzioni in questo senso, cioè di acquisizione della residenza fiscale personale. Speriamo che da qui a qualche anno, quando si comincerà a, non dico a sgretolare, ma quantomeno si apriranno alcune porte all'interno del muro dello scambio di informazioni, che sono tutti temi collegati, probabilmente ci sarà una specie di disgelo e allora anche prendere la residenza fiscale in Svizzera potrebbe diventare interessante. Interessante perché poi la blockchain, se andiamo a vedere quello che succede in Svizzera, è utilizzata o comunque sta cominciando ad essere implementata anche nel settore pubblico, quindi come vi dicevo all'inizio, vi confermo che la Svizzera da questo punto di vista è estremamente avanti. Qui interrompiamo il video perché passiamo all'ultimo e definitivo della serie.